Amici telesmondiani, bentornati. Ragazzi, bicipite king a livello mondiale natural, il più forte al mondo, il più forte al mondo. Ragazzi, in questo video voglio parlarvi dei sport, secondo me, dei king, della serietà. Quali sono questi sport qui, ragazzi? Adesso voi vi starete chiedendo... Il braccio di ferro? No. Ragazzi, i sport king veramente della serietà sono, parto dal golf. E voi dite, tra parentesi, la riflessione è super king, perché come mai il golf lo praticano solo i straricchi? Perché i straricchi, ragazzi, tra parentesi, sono king natural, perché ragazzi il golf si può praticare e si può arrivare a livelli mondiali tra i più forti senza utilizzare sostanze, e neanche c'è di bisogno, anzi forse se usa le sostanze, ragazzi, perché il golf, ragazzi, non c'è di bisogno di gonfiare o di essere super potente, ci puoi arrivare perché alla fine, ragazzi, stai tirando una pallina piccolina e poi lo puoi praticare anche a 80 anni, a 90 anni. Cioè, ragazzi, io vedo persone anziane qui a Gran Canaria che vanno a giocare a golf e ragazzi, hanno 70 anni, anche la moglie, le donne possono praticare a golf. Sono sport, ragazzi, che veramente si possono praticare in qualunque età e puoi arrivare all'apice a livello mondiale da natural, senza andarti a siringare e a malignare il corpo. Poi l'altro sport che secondo me è super king, forse anche più king del golf, sì, perché magari nel golf puoi usare, per esempio, sostanze energizzanti, che poi alla fine, ragazzi, un po', secondo me, nel golf, però ragazzi, più o meno, non è che anche se non le usi, cioè stai allenando, ragazzi, alleni la resistenza, alla fine non è che ti cambia tanto, però secondo me il più al top, in prima in classifica dei super king è la carambola. Ragazzi, tutti i giochi da tavola con le stecche, carambola, snooker, pool 8, pool 9, vabbè, tutti questi giochi, boccette, quelle con le maniche, ragazzi, mio padre, ragazzi, all'età che avevo io, era tra i più forti in Sicilia, non aveva fatto mai dei campionati, però se partecipava dei campionati, forse anche a livello nazionale era tra i più forti, in Sicilia ad occhi chiusi, mio padre faceva i tour in Sicilia, ragazzi, in tutte le sale giochi, e vinceva tutti, ragazzi. In Sicilia nessuno poteva sfidare mio padre, addirittura mio padre si giocava, cioè per scherzo a volte, tipo, perché era super forte. La boccetta, ragazzi, quella con le mani, quella che si usano quattro palle, è la palla tipo più piccola, che di un colore diverso e con i birilli al centro, questo di qui, che si gioca nel tavolo da biliardo. Super king mio padre, ragazzi. Mio padre, per esempio, tirava la palla, gli faceva fare quattro sponde e andava ad avvicinarsi, perché l'obiettivo della boccetta è avvicinarsi al pallino. Per esempio, il pallino sta dalla parte opposta della metà campo, per esempio sta nella sponda da questa parte, tu devi andare a far avvicinare, facendo roteare il pallino, con le mani, ragazzi, con le mani, da vedere gli effetti, le cose, perché sono sport, ragazzi, che devi avere le capacità anche di intelligenza per poter, e anche la pratica da mettere in atto, e ragazzi, ci puoi arrivare anche da natural, cioè non c'è bisogno di doping, anzi se ti doppi forse al contrario, non riesci a giocare bene, perché lì veramente
devi mettere in atto l'intelligenza e la mente sana. La mente sana fa ragionare pure la tua mente. Poi l'altro sport, magari il calcio balilla, si potrebbe aggiungere in questi sport, anche se magari usi qualche sostanza dopante, nel senso che prima di qualche gara per avere più energia, perché nel calcio, però vabbè, lo potrei inserire, ma raga, però su Perché in Grecia c'è il biliardo, poi dopo c'è il golf, poi c'è il biliardino. E anche Super King, tra il biliardo c'è le freccette, ragazzi. Le freccette li andrei a inserire. Le freccette è uno sport, ragazzi, è uno sport. Deve avere le capacità di gioco e la dote e anche allenamento, perché più ti alleni e più, ragazzi, sei bravo. Ed è uno sport che io dico, ok, tra i livelli mondiali non posso dire che c'è il vincitore sia un dopato, perché ragazzi, non, cioè, stai giocando a freccette. L'unica cosa è, che ti posso dire, qualche sostanza che magari ti fa concentrare, ma non ci sono, ragazzi, sostanze che ti fanno concentrare, anzi. Sì, ci sono, magari. Però, ragazzi, alla fine, secondo me, puoi arrivare anche da natura. Gli scacchi è anche un altro sport king. Allora, tra gli sport super king c'è il biliardo, scacchi, sono super king, biliardo e scacchi, biliardo e scacchi. E freccette. Poi biliardino, ragazzi, un po'. Poi scrivete un commento e ditemi che cosa ne pensate di questa mia riflessione. Il ping pong table, però, nel tennis la state a stare, perché ci potrebbe stare anche il tennis, però, ragazzi, sempre sono dei sport che poi. Ragazzo che corro. Sono sport che poi, ragazzi, anche usando sostanze dopanti puoi riuscire a vincere l'avversario. Nel tennis stai 2 ore a giocare. Se c'è uno natural, ragazzi, non potrà competere a stare lì a tirare con la racchetta, tipo. Che vi posso dire? Secondo me sono biliardo, tutto snooker, tutti i giochi immaginabili che si fanno con le stecche. Tutti. Boccetta anche con le mani, quelle là, tipo, che vi ho detto io, che mio padre è un super king. Che vi posso dire? Vi posso dire che secondo me sono questi. Poi, se voi volete aggiungere qualche sport, scrivetelo in descrizione e poi valutiamo insieme per vedere magari qualche sport che magari io mi sto dimenticando. Ma secondo me questi sono i sport. Primo in classifica il gioco del biliardo, tutto in generale: carambola, tre palle, quattro palle, boccetta, tutti. Secondo me la boccetta è a livello di più, perché la boccetta, ragazzi, è con le mani. Però vabbè, anche vabbè, con le stecche devi sapere usare gli effetti con le stecche. Là, la boccetta, ragazzi, tutto con le mani, devi dare gli effetti alla palla, devi coordinare gli angoli delle giocate a sponda, devi saper, ragazzi, far girare e calcolare la potenza che devi dare alla palla per poterla portare dove vuoi tu. Stessa cosa, vabbè, del biliardo. Pool 8, pool 9, ragazzi, snooker. Questi qua secondo me sono gli sport. Poi il golf, ho detto, si può mettere. E poi sono sport anche che puoi praticare anche a età avanzata. Per esempio, tra i più forti a livello mondiale del pool 8, pool 9, c'è Frank Reyes, il mago, che è, ragazzi, un filippino che è super forte. Cercate su YouTube Frank Reyes, ragazzi, Reyes è il mago, cercate così, è il mago del biliardo. Questo qua è fortissimo, fortissimo. E poi c'è Ronnie Sullivan con lo snooker, che è tra i popolari al mondo, il più forte, che ha vinto più incontri mondiali. Ragazzi, vi saluto, ditemi voi che cosa ne pensate. Purtroppo queste sono le verità. Arrivederci.